Accendi la tua voglia di radio. www.radiorisolachenonce.com. Allora, rieccoci, non sono da solo, come promesso, come vi ho già anticipato, Giovanni Greco, come al solito a quest'ora, però questa volta a presentare insieme, ovviamente, a un responsabile di questo progetto, credo, Pino Aprile. Diamo il benvenuto e la buonasera a Pino Aprile, che è già stato con noi tempo fa in diretta. Allora, prego Giovanni. Grazie Manuel, buonasera a tutti e benvenuti alla radio L'Isola che non c'è. Questa sera con noi Pino Aprile ho il piacere di presentare un grande progetto per il Sud, si chiama Sud 2.0 ed è un progetto che si rivolge ad un rilancio occupazionale dei giovani dell'intero meridione, ma ha un duplice aspetto, ora ne parlerà ampiamente il nostro caro amico Pino Aprile, che qui è, che già che intanto saluto, ciao Pino. Buonasera, ciao. Allora Pino, questo è un grande progetto che mira ad aumentare il grado di consapevolezza della nostra storia, ad un rilancio occupazionale giovanile e non del Sud. Questi sono i principali obiettivi di questo progetto che si chiama 2.0. Ricordo, è facilmente rintracciabile, in internet basta cliccare Sud 2.0, si arriva immediatamente alla pagina internet che fa la promozione di questo progetto. Ci vuoi parlare di questa idea che prevede sia un giornale online sia l'avvio di una rete di incubatori territoriali? Sì, l'idea è questa. Dal momento che se in 150 anni questo divario nord-sud non solo non è diminuito, ma mai è stato così grave come adesso, ed è un divario che è stato costruito dal momento dell'Unità d'Italia a oggi, è chiaro che non faranno niente per sanare questa situazione. A questo punto è evidente che gli unici che possono fare qualcosa sono i diretti interessati, cioè noi. E quindi noi, appunto, il Meridione, che si potrebbe può, ha l'occasione di potersi riunire in un grande meridione, come dire, in una grande coalizione che non ha disegni politici, immagino, ma soltanto conoscenza della propria storia. Cioè, qui qual è la cosa? Il progetto, dal punto di vista economico-finanziario, pur essendo nato dalle pagine, in particolare di Giù al Sud, un mio libro, è stato messo a punto da un ex dirigente della Andersen Consulting e poi della seconda delle Big Five. Cosa sono queste Big Five? Sono le più grandi agenzie del mondo di consulenza economico-finanziaria. Questo giovane ex dirigente, a pagina 50 di Giù al Sud, decise che doveva far qualcosa, per cui prese quelle idee e le trasformò in un progetto economico che consiste in questo. Si lancia un crowdfunding, cioè una raccolta di denaro per 1 milione di euro. Con questi soldi verranno realizzati degli incubatori, a regime ce ne saranno una per ogni regione del sud, ma con 1 milione di euro si può partire già con 3, e in questi incubatori verranno allevati, diciamo così, verranno allevate le start-up, cioè delle aziende innovative di giovani meridionali. I loro progetti verranno presentati, se ne sceglieranno 5 per ogni ciclo di 4 mesi, ce ne saranno 2 all'anno, totale significa 60-70 aziende all'anno nel sud a regime. I giovani che saranno scelti per le loro idee e i loro progetti saranno finanziati per metà in servizi, significa che non si devono preoccupare di niente: l'ufficio, la segretaria, l'avvocato, il commercialista, il consulente bancario, il tutore dell'azienda, cioè tutto quello che riguarda finanza, commercio, burocrazia, gli verrà
fornito da esperti che lavorano con noi, ovviamente gratis, e metà del finanziamento in soldi. Cosa devono fare però questi giovani perché possano ricevere questo? Devono firmare un contratto con il quale si impegnano a non delocalizzare, cioè a non andare via dal sud, né a cedere l'azienda, qualunque sia l'offerta che ricevessero, per almeno 5 anni. Non solo, ma devono anche instaurare degli intrecci azionari con le altre aziende, le altre società che nasceranno a questo modo, e con la società madre, cioè su 2.0. Perché? Perché così si crea una rete di giovani. Una rete territoriale, in modo tale che anche i soldi restano sul territorio, quindi. Ma infatti, perché quei soldi non sono di Sud 2.0, Sud 2.0 funzionerà come una sorta di, come dire, stazione di smistamento. Quei soldi vengono dal territorio e vengono restituiti al territorio, però su un progetto che tende a innervare l'intero territorio di nuove aziende, cioè perché giovani, innovative, perché così cresceranno tutti assieme. A quel punto, essendo, come dire, ognuno azionista degli altro, insieme potranno partorire nuove idee, progetti. Cioè su 2.0 è solo la chiave che gira il motorino in avviamento, ma il motore sono loro, devono essere loro. Certo, e anche per creare lavoro nel meridione è un ottimo stimolo proprio per appunto stimolare la crescita e l'auto-indipendenza, diciamo, per non essere sotto la guida di idee straniere ed esterne. Sì, voglio dire, a quel punto è il Sud stesso che finanzia tutto sommato, guardate che 1 milione di euro per fare queste cose, non è niente. È chiaro, sono tanti per te, per me, per la gente comune, cioè, diciamo, però voglio dire, per far nascere delle cose di questo livello è una somma addirittura ridicola, però utilizzata a questa maniera è quello che serve. Avendo di più si fa di più, ma il problema non è quello, il problema è cominciare a far vedere che il Sud ce la può fare da solo. Con una parte di quei soldi sarà finanziata la nascita, come fosse una di quelle aziende, di un giornale online. Perché? Perché questa iniziativa deve avere un supporto di comunicazione, perché se no abbandonata. Certo, è indispensabile, io provengo dal mondo del giornale e lo so. E infatti saranno molto interessati anche molti giornalisti. So qui in Italia non vengono molto ben retribuiti. Sì, Sud 2.0 con il suo giornale non arricchirà nessuno, però offrirà la possibilità a tanti giovani e non giovani che sono in grado, hanno voglia e interesse a fare bene questo lavoro, di sostenersi, avere un reddito in grado di sconsigliare l'emigrazione. Significa che vivere al sud in una condizione che vede gli affetti, i tuoi affetti vicino a te, il buon cibo, anzi ottimo cibo, a un prezzo più abbordabile, il mare vicino, la gente viene in vacanza al sud, chi ci vive c'è già, cioè tutto questo se lo vuoi monetizzare quanto fa? Per cui con un reddito che apparentemente può essere inferiore a quello di chi fa lo stesso lavoro altrove, si può fare una vita che è invece persino più gradevole. C'è anche molto più soddisfazione. Sì, io ho letto, c'è anche il manifesto di Sud 2.0, che lo potete scaricare, lo dico per gli interessati, basta registrarsi al sito www.sud2-0.it. Esatto. E potrete restare aggiornati e partecipare alla campagna di crowdfunding che parte il 15 giugno.
Esatto, e lì chiunque può leggere, perché tutto sarà pubblicato sempre, perché chiunque possa seguire e giudicare come suo diritto. Lì si vede il progetto, il programma, mentre come si fa? Si va lì, lo hai appena detto, www.2-0.it. Penso che poi eventualmente basta andare sul motore di ricerca, basta scrivere Sud 2.0, sì, basta cliccare Sud 2.0 lo si trova facilmente, certo. È chiaro. Sì. Lì si lascia l'indirizzo email per essere aggiornati, oppure sulla pagina Facebook Sud 2.0 Startup and Restart, comunque fai Sud 2.0, lì per favore mettete con il ditino il mi piace, perché serve. Dite ai vostri amici, ai parenti, alle fidanzate, ai nemici, ai vicini di casa, andare lì, mettere il mi piace, perché serve. Per fare numero, perché certo. È una base larga. Certo, è chiaro. Certo, perché dal sud, per il sud, tutti insieme, dal basso, e sarà futuro, il futuro bene. Sud 2.0. Perfetto, benissimo. Allora, bene, quindi abbiamo dato un bel po' di spazio, quindi mi raccomando, coloro che ci seguono, Sud 2.0, magari poi ne riparleremo ancora, insomma, ricorderemo ancora come procede il progetto, soprattutto, va bene? Ok. Okay. Molto bene. Perfetto, grazie mille. Grazie a tutti. Pino, alla prossima allora. Ci sentiamo. Pino, okay. ti saluto. Pino. Alla prossima. Buon lavoro. Alla prossima. Grazie. A Campobasso il 27, prima presentazione nazionale di Sud 2.0. Ok, quindi Campobasso il 27, corrente mese, quindi maggio, sì. Tutti a Campobasso. Benissimo per la presentazione. Perfetto, okay, grazie mille, una buona serata. Giovanni, vale. Giovanni, ci ciao, sentiamo anche con te dopo. Ciao. Ci sentiamo alla seconda parte. Ciao. Grazie Giovanni, ciao. Sì. C'è musica, c'è spazio, c'è tutto un po'. C'è tutto il tuo mondo, perché sei sull'isola che non c'è.